Chi è che abbiamo qui davanti? Ricordacelo un po'. Luca Sacchi. Che cosa hai vinto tu di importante nella tua carriera natatoria? In sintesi, un europeo e un bronzo all'Olimpiade. Senti, siamo un po' a casa tua, siamo a Milano, per la precisione al Pirellone, ok, questo non è casa tua. E ti ho visto prima molto motivato, sei entusiasta e l'adrenalina a mille per l'inizio di queste gare del Trofeo Città di Milano, è così? La vedo come diciamo spettatore interessato addetto ai lavori. Abbiamo bisogno di vedere un po' di moto e personalmente io ho bisogno anche di lavorarci con questo, ma tu mi fa piacere se un meeting come questo che ci permettono di vedere e lavorare. Quali sono le gare che ti, i duelli che ti sei segnato col cerchiolino rosso? Ma, da vedere, questo è un momento molto delicato per capire quali siano veramente i duelli, però vedere qua che Pinkhaus mi fa piacere, vedere la Duchesse che è una figlia, vedere Charles Leclerc stesso discorso, oltre ovviamente a tutti gli italiani. Non so se ci saranno dei duelli veri e propri davvero interessanti, ma tante piccole individualità da mirare. Senti, prima mi hai detto fuori da microfono, l'hai anche ribadito qui, io a volte ho bisogno almeno una volta al mese di qualcosa da commentare di nuoto, ed è un pensiero che hanno in molti. Sai bene che quest'anno stanno nascendo circuiti come funghi, interni o esterni alla fine di gare. Quindi tu come lo vedi? Possono essere queste una risposta, anche da un punto di vista televisivo, non solo natatorio, alla richiesta di più gare di nuoto, più gare importanti? Ma io penso che si possa fare ancora, sì, che questa sia una prima risposta importante. Spero che duri nel tempo, ovviamente, e mi sembra che abbiano molto chiaro quello che è il concetto di spettacolarizzazione del nuoto, ripartendo dal gesto tecnico, riuscire poi ad aggiungere qualcosa dal punto di vista della presentazione e della confezione del meeting. E ovviamente aggiungono delle altre tappe all'interno del cestino. Penso che possa essere una bellissima occasione. Ecco, il problema forse, tra virgolette, che sono meeting e inviti riservati a chi ha già vinto medaglie, che ha già fatto record. Quando si parla di professionismo però bisogna pensare anche a tutti gli altri. Quindi sarebbe bello aprire questi circuiti a tutti in modo che, siccome si parla anche dal punto di vista economico giustamente di queste gare, forse anche gli altri dovrebbero avere accesso. Beh, il circuito è a squadra, è a team di altissima qualità, bisogna partire da qualcosa e sicuramente è più immediato partire dai grandi nomi, più immediato anche più costoso, più rischioso. Poi credo che anche loro cercheranno di capire dove e come si possa aggiungere qualcosa. Ma a voi piacerebbe, come Rai, magari a te, a parlarne con i vertici, provare a essere voi, almeno per le tappe italiane, a trasmettere queste gare, insomma? Adesso non voglio necessariamente alzare la bandiera, ma non mi sembra che il nuoto in Italia lo trattino molte altre televisioni al di fuori della Rai. Per cui si è sempre molto rapidi nel contestare quella che è la televisione di Stato. Nel caso del nuoto bisognerebbe elogiarla, perché in questi 20 anni ha fatto grandissimo. Insomma, abbiamo lanciato il guanto di sfida, anche se non nuoti più a livello professionale, vedo che l'agonismo non ti manca. Niente, allora in bocca al lupo per il commento di queste gare, ci rivediamo presto a Suin Bizza. Ciao, grazie.